Cazzo che fame. Non posso farcela a fare il video senza mangiare. Sto morendo di fame. Un carciofo. Ciao divette, ciao divetti. Allora, video super super improvvisatissimo. Oddio, non mi guardate in bocca perché io sto mangiando mentre faccio il video. Cioè, non potevo non mangiare perché devo avere uno strano virus intestinale. Per cui, tra l'altro, oggi dobbiamo andare a Sanremo. Questo è un video, ragazzi, super improvvisato. Cioè, super improvvisato. Guardate, ho il trucco orribile, proprio sfatta, i capelli unti, una roba del genere. Dovevo andare a Sanremo con la culla oggi, però ho mal di pancia da 2 giorni, no? E ho dei dolori di pancia, tipo gastroenterite. Però il problema è che quando mi viene fame questi crampi si intensificano. Devo avere mangiato qualcosa di strano. Comunque oggi sto già meglio, infatti oggi sono uscita e tutto, però non sono andata a Sanremo perché non stavo comunque benissimo. Comunque appunto sono uscita, sono andata a fare shopping. In realtà dovevo andare solo a fare la spesa per mangiare perché non avevo più cibo. E poi ho approfittato per comprare anche altre 2 cose, ve le volevo fare vedere. Quindi questo è un haul shopping improvvisatissimo di roba comprata da me, non spedita da aziende, una volta ogni tanto, ecco. Poi ho fatto oggi anche un outfit con questo abitino, però scusate, ruttino, cheat Bonetti. Dicevo, ho fatto un outfit con questo abito, però non so se ancora, se c'è già sul blog. Quando ci sarà ve lo linko nell'info box, comunque entro stasera, domani dovrei postarlo. Dopodiché sono uscita e sono andata a fare un po' di shopping. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Scusate se sembro pazza, ma questo video non è improvvisatissimo, nel senso non me lo sono studiata prima, perché ho detto, cacchio, ho comprato queste cose e le devo far vedere adesso, perché sennò poi accumulo roba, rimando, chissà quando lo faccio il video. Quindi faccio vedere subito. Scarpe. Allora, sono passata da scarpe perché cercavo dell'infradito che ho visto da Liv, che è da Kula, che praticamente sono delle infradito trashissime, però con un diamantone in mezzo alle dita dei piedi. Però non le ho trovate da scarpe. Ho cercato in ben 2 scarpe. Mi piacevano troppo queste infradito, erano troppo trash. Però non le ho trovate. In compenso ho comprato queste scarpe qua, che sono degli zoccoli di legno, proprio anche questi grezzi, con tutta questa parte sopra, e fatti così praticamente. Come mai li ho presi? Li ho presi perché già che ero lì da scarpe, ho detto, guarda un attimo se ci sono delle scarpe bianche, siccome io non ne ho. Ogni volta che le vado a comprare non le compro mai. Allora ho detto, magari già che sono qua da scarpe. E queste qua non è che mi piacessero un granché, infatti non è che sia la scarpa più bella del mondo, cioè uno zoccolo. Però cazzo sono comodissime. Quando le ho messe, le ho provate così per caso, e sono comodissime. Poi sono comode perché si infilano nel piede. A me piacciono tanto le scarpe che, al di là dello zoccolo di legno, però quelle che si infilano nel piede senza lacci, cose varie, tipo ciabatta, in estate sono comodissime. Quindi ho preso queste, sono anche bianche, quindi le posso abbinare ai miei vestitini bianchi. Infatti io ho un sacco di vestitini bianchi e non ho scarpe bianche, quindi mi servivano bianche, per cui sono contentissima. Le ho pagate pure in saldo, pochissimo, costavano 45, però io le ho pagate 31 perché erano in saldo, quindi sono contenta di questo acquisto. Poi sono passata da Tezenis e non c'era niente di particolare perché stavano arrivando i nuovi arrivi, nel senso che c'era il ragazzo nello scatolone che frugava la roba, e quindi ho preso un sacco di mutandine perché ho visto che sono arrivate le mutandine nuove. Io adoro le mutandine di Tezenis, vi ricordate quelle alla frutta che piacevano tanto a Bonetti? Oddio, ne ho prese tantissime, ragazzi. Ne ho prese tantissime. Mutande per tutti. No, allora,
Ti spiego, ne ho prese tante perché piacciono un sacco a mia mamma le mutandine di Ted Zenis, quindi ogni volta che vado da Ted Zenis, siccome da lei non c'è a Imperia, le prendo anche per lei, quindi ho preso 9 paia di mutande per entrambe, poi devo dividerle. E vi voglio far vedere queste che sono stupende, talmente stupende che ho rotto le palle al tipo perché non c'era la taglia esposta e mi sono fatta dare la taglia appositamente. Sono belle perché sono leopardate, cioè bianco-nere. Dietro sono bianche, ma la cosa bella che però voi non vedete è che sono luminescenti, glitterate, sono proprio glitterate, sono una figata. Non so se piaceranno a mia mamma, io l'ho presa anche per lei, di solito per lei prendo quelle tinta unita, stavolta l'ho preso anche lei la mutanda leopardata, quindi vedremo se le piacerà. E niente, quindi mi piacciono tanto. Poi ho preso queste con le margherite. Poi ho preso queste con le stelline, che però è un perizomino, ha proprio l'infraculo, hanno tutte le stelline, ma qua sto oltrepassando il mio anello di luce, comunque tutte le stelline. Poi anche queste sono leopardate verdine, cioè bianche, con la leopardatura verdina, non so se riuscite a vederlo, l'elastico verdino, e anche queste sono belle perché sono luminescenti, veramente carine, però mi rendo conto che in camera non si vedono bene. C'è anche la versione leopardata rosa, ecco qua. Per mia mamma non ho preso le... aiuto! Non ho preso le stelline rosa per mia mamma, se no me le tira dietro, le ho preso quelle nere... vedremo se me le tira dietro. Ma vediamo all'acquisto top, all'acquisto clou della giornata. Sono andata in un negozio di borse, che è un negozio che si trova allo Shan di Cuneo, se qualcuno ci capita. E praticamente è un negozio immenso, cioè voi immaginate un negozio tutto pieno, strabordante di borse di colori colorati, cioè tutte coloratissime e tutte low cost. Di Mardi, si chiamano Borsè, questo negozio si chiama Borsè, la marca delle borse è Borsè, e ho preso questa qua, sempre bianca, perché cercavo appunto anche una borsa bianca, sono andata apposta in quel negozio perché cercavo una borsa bianca, non mi piacevano quelle che avevano bianche, però mi piaceva molto questa qua che è tutta di vernice e con questo disegno di fiori grigi tortora, ecco, molto carina secondo me, mi è piaciuta molto e l'ho presa. Ma il pezzo forte è questa, che è un trolley, una valigetta trolley praticamente, proprio si alza, non so come si fa. Dopo 10 minuti sono riuscita a tirare su il coso. Comunque vabbè, mo tiriamolo di nuovo giù. Io sono impedita a fare queste cose. E sì, sempre della, insomma, preso da Borsè, l'ho pagata, sempre di marca Borsè, l'ho pagata 33,59 euro ed è piccolina, vedete? Proprio una valigetta tipo bagaglio a mano. Come mai ho preso questa cosa nonostante io non viaggi e non abbia nessuna intenzione di viaggiare? Semplicemente perché così quando vado giù in Liguria da mio padre, se mi fermo un paio di giorni, ho una valigetta per metterci dentro qualcosina. Siccome non ne ho praticamente, cioè, o meglio, ne ho una grande, proprio leopardata, gigantesca. Poi ne ho un'altra piccolina che però è di tela e non mi piace. E a me piace che siano rigide perché così si possono pulire meglio. Se sono rigide basta un panno, si puliscono, visto che comunque le valigie stanno in giro per terra, quindi è giusto pulirle. Per cui sono molto felice di questo acquisto, c'era così e poi c'era rosa. Tutta rosa, però mi piaceva di più nera e rosa, era un po' più particolare nera e rosa. E niente, quindi questo è tutto il mio shopping. Sono stanchissima ragazzi, fare questo video è stato stancante. Poi ho preso niente, il cibo da mangiare, ma non penso che vi interessi, anche se una cosa ve la posso far vedere. Vi consiglio questo yogurt, è troppo buono, che sarebbe lo yogurt al gusto di sorbetto alla mela verde di Müller, cioè veramente è una cosa buonissima. Provate questo yogurt alla mela verde perché è buonissimo. Quindi niente, dopo il mio consiglio del giorno gastronomico vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!
mi hanno detto che quando mangio sembra che faccio pompini e che lo faccio per attirare il pubblico. Vi giuro che non è vero, cioè mi viene naturale, non lo faccio apposta.